Riappropriarsi della propria storia, delle proprie origini, delle proprie tradizioni per farne cultura ed economia. È la filosofia che ha ispirato i primi mesi di azione amministrativa del sindaco Calogero Beringheli che domenica scorsa è riuscito a richiamare nel suo comune, Caronia, quasi 300 visitatori provenienti dalle province di Messina e di Palermo per una visita guidata ai luoghi più antichi e prestigiosi del centro storico. Le origini di Caronia, infatti, sono sospese tra storia e mito, ma sono classificabili intorno all'VIII secolo a.C., quando nacque la città greca di Caleacte, Calact, bella costa. Da allora, per la sua posizione strategica nel cuore dei Nebrodi, Caronia ha vissuto delle influenze di tutte le civiltà che colonizzarono l'isola e mantiene ancora antichi reperti. Così, grazie ad una iniziativa portata avanti con la Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali, domenica mattina il gruppo di visitatori è stato accolto da alcuni archeologi che hanno guidato la comitiva alla scoperta di angoli suggestivi che negli ultimi mesi hanno goduto di interventi di riqualificazione e pulizia. In Contrada Palme, prima tappa del tour archeologico, hanno avuto modo di apprezzare i resti di una cisterna di epoca romana ubicata su un fondo privato che si trova a ridosso della strada provinciale che conduce a Capizzi. Nell'area sono stati ritrovati in passato scarti di lavorazione di ossidiana e manufatti litici che, secondo gli esperti, sono di grande interesse storico. Quindi i visitatori sono stati condotti nella frazione marina in Contrada Pantano, dove si trovano gli scavi archeologici scoperti un decennio fa nel corso di alcuni lavori edili e che rappresentano ancora oggi oggetto di studio da parte degli esperti. In pratica si tratta di vecchie mura e di due condutture risalenti all'epoca imperiale romana. Altri resti dello stesso periodo sono stati visitati anche a Fiumara tra il ponte ferroviario ed il tracciato della statale 113, dove esiste un manufatto a tre archi. Roma inizia la sua ascesa.